Moni Ovadia. Grazie, mi è stata affidata la conclusione. Vi dirò, ogni volta che sentivo uno dei candidati dire qualcosa, si esauriva uno dei miei argomenti. Sono stati talmente bravi che mi trovo francamente in difficoltà. Allora cercherò di portare fuori dall'argomentazione. Pensate alle facce che faranno quando vinceremo e stravinceremo. Godetevi solo quell'effetto. Pensate alle facce di certi soloni che vanno a starnazzare in televisione ripetendo cose fruste, dette, ridette, che non hanno progetto, non hanno un'idea che sia uno, hanno solo litanie pseudoretoriche. Noi siamo la ragione, noi siamo quelli che hanno ragione. Abbiamo così tanta ragione che rappresentiamo il buon senso, il senso buono di quelli che pensano alla centralità dell'essere umano. Senza questo non c'è democrazia. Noi saremo la democrazia in Europa. Rappresenteremo la forza della democrazia. Perché i populisti, peccato, è come se non avessero capito niente di tutto quello che è successo fino ad oggi. Cosa vogliono? Ritornare indietro? Cosa dobbiamo? Rimetterci a fare di nuovo le guerre, la prima guerra mondiale? Cosa? Vogliamo di nuovo aprire i conflitti fra nazioni? Dopo quello che ha avuto l'Europa, dopo i milioni di morti, dopo i campi di sterminio, dopo le ceneri, dovremmo tornare indietro. E poi come? La Padania si misura economicamente con la Cina? Diranno, pensate cosa dirà il primo ministro cinese e in che albergo li abbiamo messi questi qui. Ma questa era una vecchia battuta, sapete, che riguardava gli svizzeri, ma insomma non è una differenza. Allora, noi siamo in un mondo che si è trasformato radicalmente e che non può che essere guardato in una dimensione sovranazionale. È ancora una volta la questione di buonsenso. Solo che la sovranazionalità non va vista come interesse economico, ma come quello che una volta si chiamava internazionalismo. La solidarietà fra le genti, la solidarietà fra i popoli, la solidarietà fra le donne e gli uomini, perché apparteniamo allo stesso genere umano, è così semplice. Ma noi cosa volete? La sinistra è stata talmente, non so come dire, espropriata a se stessa dai cosiddetti riformisti, che hanno perso tutto, si sono persi l'anima. Un giorno queste persone si specchieranno credendo di vedere il riformista e nello specchio vedranno il conservatore che sono diventati. Non hanno più cuore, non hanno anima, non hanno passione. Tutto si svolge secondo le piccole cose di una politicien che oltretutto ha perso il suo ruolo, perché tanto decidono i mercati, decide la troica, fanno finta di fare politica, perché non hanno nessun potere e allora a cosa si attaccano? Ai privilegi, quelli si rimangono, ma sono senza potere reale e allora vanno nelle televisioni a ripetere le litanie, a difendere quello che non sono più fingendo di esserlo. Noi qui credo tutti possiamo dimostrare in qualsiasi momento che non abbiamo nessun interesse a fare ciò che facciamo. Il nostro interesse si chiama ideale, il nostro interesse si chiama coscienza, il nostro interesse si chiama etica, il nostro interesse si chiama il volto dell'altro che noi vogliamo accogliere,
Il nostro interesse si chiama una società di giustizia, un'economia di giustizia. E che differenza trascorre? Siamo qui davanti al merito della questione. E bisognerebbe fare girare il dito di Catalan, perché il segno di andate a fare in culo si fa così, non così. Possiamo fare un blitz una sera e girare il dito di Catalan. Lo facciamo come atto rivoluzionario artistico. E allora la questione è che l'economia sana ha al centro l'essere umano come individuo e come collettività, ha al centro la sua dignità, il suo benessere. L'economia tossica che ci stanno gabellando per l'unica economia possibile è quella basata sulla centralità del profitto. E non c'è bisogno di essere dei geni per capire che non funziona. Funziona solo per l'interesse dei pochi, non potrà mai funzionare per l'interesse di tutta la popolazione, dei più. E allora noi abbiamo ragione, noi siamo il buonsenso, noi siamo la democrazia. Con questa consapevolezza noi, anche se non parlano di noi, anche se parleranno male di noi, anche se faranno della disinformazione, possiamo svolgere un ruolo fondamentale. E attenzione, il 25 è stato un numero fortunato per noi, noi figli della resistenza antifascista. Che cosa fu fatto allora? Si salì sulle montagne, fu una salita a ritrovare il senso per poi discendere e portarlo. Quel senso si chiamava libertà, giustizia, uguaglianza. Cosa stiamo facendo adesso con la lista Tsipras? Un 25 che sarà di grande auspicio. Saliamo in Europa per poi un giorno ridiscendere a portare questo senso anche in questa disastrata Italia. Hasta la victoria, sempre.